Ragazzi, le feste sono quasi ufficialmente finite, abbiamo ancora l'ultimo step della Befana, che penso che quando uscirà questo video sarà proprio il giorno della Befana, e quindi mi tocca. Sì, mi tocca perché ho promesso a mia moglie che basta, ci mettiamo a dieta. Tu mangia! Tu mangia! Porca puzzola, bisogna perdere tutto sto peso che si è accumulato con queste festività. E quindi partiamo da bilancio a pesa persona. Ma non è solo una bilancia a pesa persona. Questa maledetta vi dice tutto, vi dice il grasso accumulato, il grasso sottocutaneo, tutto, le ossa, i muscoli. Quindi, per colpa di questa maledetta, verrò cazziato brutalmente per tutto quello che mi sono strafocato in questi giorni. No, a parte gli scherzi. Oggi la TuttoTech vi presenta un prodotto che adesso servirà veramente tanto. Questa bilancia multifunzione. Ma prima di presentarvela, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta verrà caricato un nuovo video. Ma con uno slancio alquanto pesante, vi lancio la nostra sigla! Oggi parliamo della bilancia pesa persona multifunzione Refo, pagata 25,99 euro in offerta, la trovate in Amazon e qui sotto vi metteremo naturalmente il link. Utilizza un'applicazione sempre Refo che potete tranquillamente scaricare sul cellulare sia da Apple Store sia dal Play Store. La bilancia funziona nella parte posteriore con tre pile mini stilo, le AAA, è presente nella colorazione verde acqua e nera. Superficie in vetro con quattro sensori sui quali, appoggiando i piedi, fa tutti i suoi rilevamenti. E nella parte in alto troviamo il display, dove invece qui vi verrà solamente segnalato il peso. Dopodiché verranno mandati tutti i dati rilevati direttamente sull'applicazione e nel giro di settimane, mesi e anni avrete la possibilità di vedere tutta l'evoluzione del vostro peso, massa grassa, il grasso sottocutaneo, le ossa, in che percentuale influiscono sul peso, la massa muscolare, insomma tutta una serie di dati precisi che vi aiuteranno nel raggiungimento del vostro peso ideale o comunque per tenere sotto controllo il vostro peso. Ma spostiamoci sull'applicazione e vediamo come funziona. Scaricate l'applicazione Refo, come detto precedentemente. Una volta scaricata, quando l'aprite, per prima cosa ci sarà da impostare qualche parametro. Primo di tutto, in che modo volete impostare l'unità di peso. Noi lasciamo chilogrammi, l'altezza naturalmente in centimetri, dopodiché vi chiederà di fare una registrazione. Facciamo questa operazione e ci rivediamo dopo. Effettuata la registrazione, semplicemente vi chiederà di inserire la mail e una password, darete l'autorizzazione poi a una serie di trattamento di dati e qui andiamo a compilare i dati della persona che utilizzerà la bilancia. In questa pagina inseriamo i dati della persona che andremo a pesare. In questo caso ho inserito i dati di mia figlia. C'è la possibilità in alto di inserire una foto, sotto maschio o femmina, il nome della persona, data di nascita, l'altezza. La modalità atleta la potete attivare se per caso siete una persona che quotidianamente o comunque con una certa regolarità fate un'attività fisica sia a livello professionale sia a livello amatoriale, ma che comunque deve essere costante. Andiamo avanti. Qui ci chiede di accedere alla nostra scheda sanitaria. Noi lasciamo perdere, diciamo di non acconsentire in questo caso. Se vogliamo connetterlo al Fitbit, ma c'è anche penso la possibilità di connetterlo all'Apple Watch, per adesso diciamo di no. Ok, ci siamo. Passo 1. Dobbiamo dare la possibilità all'applicazione di accedere al nostro Bluetooth. Dopodiché dovremo fare il pairing, quindi abbinare l'applicazione con la bilancia. Si salirà sulla bilancia e qui dice toccare l'icona della scala. Adesso andremo a vedere un po' più nel dettaglio. Clicchiamo sul tasto più, gestione dispositivi. Questo è il modello ES26MW. Lo selezioniamo. Ok, l'abbiamo già connesso. A questo punto ci chiede di calpestare la bilancia. Mia figlia sta salendo sulla bilancia. Siamo riusciti a connettere il dispositivo e come vedete si è creata la scheda di Gaia.
Creata la configurazione per mia figlia, qui vi dà tutta una serie di dati. Vi dice nella parte iniziale in alto il peso, quello attuale, la massa grassa indicata con BMI, il grasso corporeo, il peso corporeo senza grassi, il grasso sottocutaneo, il grasso viscerale, insomma tutta una serie di dati che possono essere utili per affrontare una dieta nella maniera corretta. Potete impostare un obiettivo di peso. In questo momento mia figlia si trova nella parte standard, quindi è anche in linea con quello che deve essere il suo peso. Cliccando poi sui vari dati, come vedete, rientra ancora nella normalità. Se per caso si sale, poi si andrà a spostare sul peso eccessivo fino ad arrivare all'obesità. Qui anche per quanto riguarda i BMI, quindi la massa corporea, l'indice di massa corporea, vi dice se per caso siete in linea o meno, stessa cosa per il grasso corporeo. Tutto ciò che vi viene indicato vi viene anche spiegato con questo grafico. La cosa bella, come vi dicevo prima, è che avete un grafico, naturalmente in questo momento non c'è perché è appena stato attivato, ma avete il grafico settimanale, mensile e annuo del vostro andamento di peso, ma non solo. Cliccando nelle parti sottostanti vi può dire anche il BMI, il famoso indice di massa corporea, il grasso corporeo, insomma tutti i dati che vi menzionavo prima. Se voi cliccate su Giro Vita, vi viene fuori la possibilità di inserire tutte le misure del vostro corpo. Quindi vi misurate tutte le parti che vengono indicate, questo aiuterà ad avere un peso ancora più preciso e una valutazione ancora più precisa. La cosa bella di questa applicazione è che è molto semplice e molto intuitiva, come potete vedere, ed è completa. E per il prezzo che ha ci è sembrato veramente un ottimo prodotto. Lo stiamo usando da circa 3-4 mesi e ci troviamo veramente bene. Ogni qualvolta una persona sale sulla bilancia, i dati che dà la bilancia vengono inviati direttamente sull'applicazione e c'è la possibilità di tenerli paragonati con gli altri, con i precedenti. La cosa bella di questa applicazione e di conseguenza anche della bilancia è che vi dà la possibilità di poter aggiungere altri membri. Quindi se in una famiglia siete in tre, ognuno di voi avrà un suo riferimento corporeo di peso e tutti i dati che vi menzionavamo prima. Vi basterà semplicemente andare nell'ultima schermata del mio account, inserire nuovo membro, aggiungi membri. Vi chiederà ancora tutte le impostazioni di dati principali, dopodiché verrà selezionato e inserito in questa pagina. Questa persona, prima di pesarsi, selezionerà la sua scheda, salirà sulla bilancia, i dati che verranno inviati verranno paragonati con quelli precedenti. Come avete potuto vedere, un prodotto molto semplice da utilizzare, da configurare, l'applicazione è molto chiara, vi dà la possibilità appunto di aggiungere molti utenti. In questo periodo dell'anno, diciamo che per cominciare un po' di attività sportiva unita comunque a un'alimentazione un po' più sana denominata dieta, vi consigliamo di acquistarla. Questa vi può dare un supporto e tenere monitorati tutti i vostri dati fisici. Detto questo, ragazzi, vi ripeto, vi lasciamo qui sotto il link in descrizione per poter acquistare la bilancia e al prossimo video. Ciao ragazzi!